Bene, siamo arrivati alla fine di questa edizione online. Devo dire che anche questa cosa delle edizioni online, nelle quali ogni volta impariamo a farle un po' meglio, è davvero interessante. Io vorrei chiamare sul palco adesso per la chiusura, non i due co-founder che avete già visto prima, ma tutto il meraviglioso staff che ci permette ogni volta di tenere in piedi e fare andare avanti il Freelance Camp. Quindi, Silvia, Lara e Simone, eccovi Eccoci, qua. Com'è eccoci. andata di là? Bello. Io ho mortificato tutta la discussione, mi sono preso proprio 2 minuti di celebrità. No, è stato bello, è stato bello. Sì, No, c'era anche c'era fermento sia nelle stanzette che nei networking corner, insomma, anche l'uno a uno, chi l'ha provato mi ha detto che è stato bello. Io non so, tutte le volte che mi collego vedo Cristiano Ferrari, quindi È destino. La prossima volta facciamo, mi dicevano, facciamo più stanze del caffè. Io propongo per la prossima edizione online una stanza del caffè e una stanzetta alcolica. Poi non perfetto. andate tutti nell'alcol, venite anche Cioè, se mi metti la stanzetta alcolica, per me il freelance camp finisce alle 10 e un quarto. E poi non mi recuperate più. No, anche noi vogliamo, non vediamo l'ora di rifarla, di rivederci anche dal vivo, naturalmente. Però, insomma, funziona bene anche così, come funziona, come anche Cristina Scalafia prima l'ha ricordato, funzionano molto bene anche gli Zoom Club ogni mese e devo dire, questa è stata una specie di super Zoom Club alla decima potenza e io mi sono divertita molto, anche se, chiaro, 3 ore e mezza sul palco, alla fine mi fondono sempre abbastanza, quindi dopo vado di là nella mia stanzetta alcolica anch'io. E dopo questo coming out, vorrei innanzitutto ringraziare di nuovo gli sponsor, perché insomma, davvero il Freelance Camp è un progetto che va avanti anche grazie a loro, a Banca Etica, SiteGround, Copreno e Yoast, a cui rinnovo tutti i miei ringraziamenti. Di nuovo a tutti quelli che hanno contribuito a fare la meravigliosa welcome bag che ormai a questo punto dovreste avere tutti aperto e sorgogliato. Usate, sperimentate, leggete, fatevi i corsi, provate gli strumenti e noi siamo solo contenti. L'abbiamo fatto con molto piacere. Noi Digital Update, Zan De Gu, Laura Rubini, Anastasis e Cristina siamo, nonché SiteGround e Yoast, perché dentro la welcome bag ovviamente ci sono anche loro. Ringrazio naturalmente Roberto Pasini e Akakalamun che l'ha resa così bella e vorrei ringraziare, last but not least, naturalmente tutte le meravigliose persone di Vudio che chiamo sul palco quanto possibile in Il sostituzione della mia rappresentante, bella dichiaro io. sponsor via i loghi e eccoci qua. Vedo Chiara che per tutta stamattina, dalle 9 di stamattina, sta dietro le quinte a far funzionare tutto. C'è anche Floriana che non riesce a collegarsi perché è sempre in regia ma senza webcam. È nel backstage, però ci siamo e vi ringraziamo come sempre, ci divertiamo sempre un sacco. Ringrazio naturalmente anche Lisa di Vudio, che è la persona che fa sempre le meravigliose sigle, i montaggi delle sigle, dei tappi, dell'introduzione, che davvero è stata meravigliosa, questa volta ancora più delle volte precedenti. Ogni volta meglio di quella prima. Davvero, dovremo continuare per un bel po' di tempo se continuiamo a Vediamo dove possiamo divertirci. arrivare. E adesso basta, direi che Finita. io ricorderei che ci vediamo a gennaio con lo Zoom Club. Abbiamo Marco Brambilla che parla di preventivi e quindi direi che è un appuntamento veramente molto Imperdibile. importante. Venerdì 28 gennaio, se non siete nel club, è ora che siate nel club. Siateci. Siateci. Esatto, già oggi anche solo parlando nelle stanzette credo di aver già tirato fuori altri 3-4 Zoom Club, quindi poi la lista si allungherà.
E quindi prevedere i preventivi è il titolo. Così. Fantastico, molto, molto visionario Esatto, e molto concreto. tra l'altro, ecco, il talk di Marco sui preventivi, che poi era diventato un corso, è stato uno di quei famosi talk fondanti del freelance camp insieme ai tuoi della Serva, quindi avevamo piacere di fare uno Zoom Club apposta, 28 gennaio. Perfetto. Ancora qualcuno ha detto buone feste, buon 2022? Non lo so, visto che, come dire, non ancora? Allora Vai. diciamo, dai, buon Natale, buone feste, un anno nuovo meraviglioso e ci vediamo al prossimo Zoom Club e poi ai prossimi Freelance Camp. Ciao! Ciao. Ciao.